Ben ritrovati, tante diverse le notizie all'interno del nostro TG, ma cominciamo dai titoli. Il Tribunale di Locri revoca il divieto di dimora per Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace può tornare a casa. Smercio di farmaci oppioidi, un medico e tre farmacisti interdetti per un anno dall'esercizio della professione nell'ambito dell'inchiesta Ricettopoli della Procura di Cosenza, arresti domiciliari per altre 9 persone. Mancano medici, il pronto soccorso dell'ospedale di Corigliano Rossano rischia di rimanere chiuso la notte. Attivate le procedure di licenziamento per 80 operatori sociosanitari della Coop Service in servizio all'Annunziata di Cosenza. Prende sempre più corpo l'ipotesi che i due cadaveri rinvenuti ieri nel Crotonese siano i due allevatori scomparsi da Petilia Policastro a Pasqua, attesa per l'esito dell'autopsia. Al Festival delle Serre di Cerisano, Walter Veltroni presenta il suo libro. Ben ritrovati dalla redazione della TG10 in primo piano. Il caso di Mimmo Lucano, è stato revocato il divieto di dimora. Lucano è tornato a Riace, è stato accolto dai rifugiati e la sua prima azione è stata quella di correre a casa e riabbracciare il padre. Sentiamo. Mimmo Lucano adesso potrà tornare nella sua Riace. Il Tribunale di Locri, accogliendo l'istanza presentata dai suoi legali, ha revocato il divieto di dimora disposto nei confronti dell'ex sindaco nell'ambito dell'inchiesta Xenia su presunti illeciti nella gestione dell'accoglienza dei migranti. E così per Mimmo Lucano, che dal 16 ottobre dello scorso anno non può tornare a casa sua nell'ormai ex borgo dell'accoglienza, l'esilio è finito. È emozionato, commosso, ancora mi devono materialmente notificare il provvedimento. E fin quanto non lo vedo, dice, non ci credo, ma sono felice, ammette, lo aspettavo da tempo, ci speravo da tempo. Lucano è a Caulonia, ad una manciata di chilometri da Riace, e lì, a pochi minuti di auto dal suo paese che ha trascorso i mesi di esilio. Voglio rivedere Riace, dice l'ex sindaco, voglio rivedere casa mia. Adesso potrà andare dal padre gravemente malato, dimesso pochi giorni fa dall'ospedale di Catanzaro, dove era stato ricoverato dopo un peggioramento delle condizioni di salute. Proprio per permettere a Lucano di assistere l'anziano genitore, il comitato 11 giugno che da tempo sostiene l'ex sindaco di Riace ha promosso una petizione che ha raccolto oltre 90.000 firme. Con quell'appello si invocava un gesto umanitario del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per permettere a Lucano di far ritorno a casa. Mimmo Lucano, lo ricordiamo, è imputato insieme ad altre 26 persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e abuso d'ufficio. Il processo davanti ai giudici del Tribunale di Locri è iniziato l'11 giugno scorso. A Cosenza adesso, per lo spaccio di medicinali a base di oppioidi e anche truffa, sono queste in realtà le accuse ipotizzate nell'ambito dell'inchiesta Ricettopoli coordinata dalla Procura di Cosenza. Oggi arresti e perquisizioni, vediamo. Tutto è partito da una segnalazione dell'ASP di Cosenza perché un medico faceva un po' troppe prescrizioni di un farmaco a base di ossicodone, un oppioide che viene utilizzato in cure oncologiche per alleviare il dolore. Medicinale che dà anche dipendenza ed è quindi pericoloso. I carabinieri hanno scoperto poi, grazie a numerose intercettazioni ambientali, che c'era un vero traffico illecito e da diversi anni. Il medico coinvolto era già finito sotto processo con le stesse accuse, ma era stato assolto. Al momento è stato interdetto per un anno, così come anche tre farmacisti che favorivano la vendita dei prodotti prescritti, ai quali sono stati sequestrati adesso 176.000 euro. Ma il traffico dei farmaci supera senz'altro il milione di euro. Ai domiciliari sono finiti 9 consumatori, che erano anche spacciatori, rivendendo le pillole che ricevevano gratuitamente, pagate dal Servizio Sanitario Nazionale, che quindi è parte lesa. Quasi 7.000 le ricette prescritte in 4 anni, una quantità abnorme.
Il meccanismo era un meccanismo abbastanza semplice, un medico compiacente che inondava di prescrizioni, queste prescrizioni venivano poi portate a farmacie che erano ben contente di dispensare farmaci molto costosi. E a questo punto il cerchio si chiudeva poi con l'assunzione oppure con la immissione nel mercato di queste sostanze, che hanno gli stessi identici effetti della eroina e come tali appunto vengono indicate dalla nostra legge penale. Un traffico illecito che metteva anche a rischio la stessa salute dei consumatori, che in alcuni casi falsificavano le ricette, che poi i farmacisti accettavano senza particolari controlli. Le indagini continuano per verificare chi altro possa essere coinvolto. Abbiamo inteso intanto fermare questa emorragia. Pensi che in sede di esecuzione abbiamo trovato 45 prescrizioni solo per il mese di agosto, con 10 prescrizioni un malato terminale va avanti un anno, quindi lei pensi che fiume di droga finiva poi dispensato nella città di Cosenza. L'ampia pagina dedicata alla sanità, cominciamo da Corigliano Rossano, dove domani dovrebbe arrivare Cotticelli per incontrare i sindaci del territorio. Ebbene, è emergenza, mancano i medici e il pronto soccorso proprio di Corigliano Rossano rischia di rimanere chiuso di notte. Vediamo. Si può star male a Corigliano, ma è consigliabile farlo di giorno, fino alle ore 20, perché oltre quest'ora, presto, non sarà possibile rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale Compagna. Mancano i medici e il primario da venerdì sarà costretto a chiudere le porte del reparto fino alle 8 del mattino. Resterà aperto solo il presidio di Rossano, preferito per spazi disponibili e servizi attivi, anche nelle ore notturne, per rispondere alle esigenze di un'utenza di 200.000 persone circa. Per quanto attiene Corigliano, che è stato sempre un ospedale di supporto per quanto riguarda l'emergenza, siamo impossibilitati a garantire la presenza del medico per i turni notturni da domani. La situazione già critica è stata compromessa dall'ultima defezione. Un medico, con decorrenza immediata, è stato giudicato inidoneo al pronto soccorso e pertanto a Corigliano rimangono solo due medici dipendenti in servizio. Tutto il contrario di quanto si aspettava il primario, che stava chiedendo di implementare i turni dopo aver tamponato l'emergenza utilizzando medici del 118 e limitando la concessione di ferie nel periodo estivo. L'ospedale di Rossano, che ha avuto sempre una mission per quanto riguarda l'emergenza, continuerà ad avere, a garantire tutte le emergenze per quanto riguarda i cittadini, emergenze traumatologiche, cardiologiche, nefrodialitiche, di rianimazione, emotrasfusionale. A Corigliano c'è sempre comunque un medico di reparto, c'è un 118 che insiste proprio a pochi metri dal pronto soccorso, c'è una guardia medica proprio dentro l'ospedale, per cui qualora qualcuno si autopresenta non è a conoscenza, perché tutte le ambulanze da domani sera arriveranno a Rossano, perché è più attrezzata per quanto riguarda dare risposta per l'emergenza. Se qualcuno si autopresenta, c'è un'emergenza, verrà portata a Rossano, restiamo un solo comune. Chissà, sembra improbabile, se l'incontro dei sindaci da Sibaritide con il commissario Cotticelli, previsto proprio per venerdì mattina, riuscirà a scongiurare l'ennesima negatività della sanità calabrese. Da Corigliano Rossano a Cosenza, all'Annunziata di Cosenza, dove sono state attivate le procedure di licenziamento per 80 operatori sociosanitari della Coop Service in servizio proprio all'ospedale. A fine mese resteranno senza lavoro e c'è l'allarme del sindacato. Vediamo. 80 operatori sociosanitari, tutti lavoratori in servizio presso la struttura sanitaria dell'Annunziata di Cosenza, dal prossimo 30 settembre resteranno senza lavoro. Lo fa sapere attraverso una nota il coordinamento provinciale della sanità dell'Unione Sindacale di Base, visto che con protocollo del 4 settembre 2019 la Coop Service ha comunicato alla Regione Calabria e alle organizzazioni sindacali l'attivazione delle procedure di licenziamento collettivo per gli operatori sociosanitari in servizio presso il nosocomio cosentino.
La cooperativa, che su tutto il territorio nazionale si è sempre occupata di pulimento e sanificazione, vigilanza e custodia, logistica e trasporti, fa sapere inoltre che non potrà reinserire in altre attività gli 80 lavoratori e, visto che l'appalto con la struttura aziendale di Cosenza non è stato rinnovato, da fine mese resteranno a casa. L'USB non ci sta e denuncia questo stato di cose, soprattutto in una regione come la Calabria, dove le emergenze sanitarie sono all'ordine del giorno. Il licenziamento di 80 operatori è un'ennesima beffa che i pazienti, i cittadini e gli stessi lavoratori sono costretti a subire. Posti letto ridotti, ospedali chiusi, medici e infermieri carenti, interi reparti chiusi e una Calabria sofferente dal punto di vista sanitario, e questa ulteriore tegola aggrava una situazione al collasso. Possibile, si chiede il sindacato, che dei lavoratori che in questi anni hanno conseguito un attestato di operatori sanitari dopo tanti sacrifici per mantenersi nella precarietà più assoluta un pezzo di pane, oggi dalla sera alla mattina vanno tutti a casa? Questo, conclude l'USB, avviene purtroppo solo in Calabria. C'è ancora da parlare di sanità, chiudiamo questa ampia pagina spostandoci a Cetraro per la protesta del sindaco che oggi da Cetraro si è trasferito a Catanzaro, alla cittadella regionale. Giuseppe Aita continua a chiedere la riapertura del punto nascite agli Annelli, all'ospedale proprio della città tirrenica, e il primo cittadino ha incontrato anche il governatore Oliverio. Vediamo. Ha trascorso anche il Ferragosto nel piazzale dell'ospedale Iannelli, dove aveva trasferito il suo ufficio il sindaco di Cetraro Giuseppe Aita, ma il sacrificio è stato, almeno al momento, inutile, nulla è cambiato. Così il primo cittadino questa mattina si è recato a Catanzaro al Dipartimento Salute della Regione Calabria, indossando la fascia tricolore e alcuni cartelli con su scritto revocare la sospensione del punto nascite dell'ospedale di Cetraro e nominare il primario dell'Unione Operativa Complessa di ginecologia e ostetricia dello SPOC Cetraro Paola. La foto postata su Facebook, un gesto disperato per un territorio che aspetta risposte. Il governatore ha incontrato il sindaco condividendone la protesta e puntando l'indice sul decreto Calabria che, sono le parole di Oliverio, sta producendo disastri con chiusure e ulteriore depotenziamento dei servizi. Oliverio ha fatto sapere di aver scritto una lettera al neo ministro Roberto Speranza, di aver anche chiesto un incontro immediato per l'abrogazione del decreto e lo sblocco delle assunzioni per medici e infermieri, risorse umane fondamentali negli ospedali calabresi. Siamo alla cronaca perché prende sempre più piede l'ipotesi che i due cadaveri che sono stati ritrovati ieri nel Crotonese in un burrone siano in realtà i due allevatori scomparsi, lo ricorderete, da Petilia Policastro a Pasqua. Ora si aspetta l'esito dell'autopsia, vediamo. Ecco le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco dei due cadaveri rinvenuti ieri in località Vardaro di Mesolaca, nel Crotonese. I corpi erano in un crepaccio in una zona impervia. I resti potrebbero essere quelli di Rosario e Salvatore Manfreda, di 68 e 35 anni, padre e figlio, i due allevatori scomparsi il giorno di Pasqua da Petilia Policastro, anche se le condizioni di avanzato stato di decomposizione dei due cadaveri non consentono al momento alcuna certezza. Tuttavia, dalle indagini dei carabinieri del Comando Provinciale di Crotone e della compagnia di Petilia Policastro sono emersi alcuni elementi che rendono credibile l'ipotesi che i due corpi senza vita siano proprio dei due allevatori. I primi accertamenti eseguiti con l'ausilio del medico legale intervenuto sul posto hanno consentito di stabilire che il primo cadavere che è stato trovato è di una persona di sesso maschile di circa 30-40 anni. Poco dopo è stato rinvenuto un altro corpo. I due cadaveri potrebbero essere stati lanciati nel burrone in cui sono stati trovati dopo essere stati nascosti in un sacco. Nel lancio uno dei due potrebbe essere fuoriuscito dal sacco mentre l'altro è rimasto all'interno. La zona in cui sono stati rinvenuti i resti non è lontana dall'azienda di Rosario e Salvatore Manfreda e anche dalla proprietà di due delle tre persone già arrestate per il duplice omicidio nel luglio scorso. Elementi utili potranno tuttavia emergere dall'autopsia disposta dal PM di turno della Procura di Crotone e dall'esame del DNA. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Gli
10 tonnellate di sigarette contraffatte sono state sequestrate nel porto di Gioia Tauro dai finanzieri e dai funzionari dell'ufficio delle dogane e dei monopoli. Nel corso di controlli i militari hanno individuato un container di tabacchi lavorati esteri provenienti dalla Slovenia e destinato in Libia, contenente oltre 53.000 stecche di sigarette per un totale di circa 10.610 kg con marchio Business Royals. Il carico di sigarette, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato circa 1.500.000 euro. Un agente di polizia di 46 anni in servizio a Cosenza è stato arrestato con l'accusa di detenzione di arma da guerra e munizioni e ricettazioni. In uno scantinato in uso all'agente è stata trovata una pistola Beretta in uso alle forze dell'ordine, calibro 9x19 Parabellum, con la matricola Brasa, completa di caricatore con 15 cartucce, altre 23, tutte 9x19. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Cosenza. Sono in corso accertamenti per stabilire se l'arma sia stata utilizzata in azioni delittuose. Il GIP di Catanzaro ha rigettato la richiesta avanzata dalla procura di interdizione dai pubblici uffici per un anno e sei mesi per il comandante della Polizia Municipale del capoluogo e per l'ufficiale dello stesso corpo in relazione ad un presunto caso di violenza sessuale subita da una vigilessa. A luglio i due ufficiali erano comparsi davanti al GIP per essere interrogati, negando però ogni addebito. La terza sezione della Corte d'Appello di Catanzaro ha condannato il Ministero della Giustizia a risarcire il presunto boss dell'Ndrangheta Pasquale Pititto. Hanno stabilito che il processo, denominato Genesi, è stato definito in 19 anni e 4 mesi, con un ritardo dunque di 12 anni e 4 mesi rispetto alla ragionevole durata fissata dalla legge. Parliamo ora delle tante iniziative in Calabria. Ce li sanno: il Festival delle Serre ha ospitato Walter Veltroni, che ha presentato il suo libro che parla della città di Roma. Vediamo. Il Festival delle Serre di Cerisano, dedicato quest'anno a Roma, nel corso delle serate sta declinando spaccati di storia, bellezza e anima della città eterna attraverso il cinema, la musica, il teatro, l'arte di strada e tanto altro. Per raccontare Roma nel corso dei secoli, ma anche nel recente passato e nel presente, si sono spesi i più grandi intellettuali e storici, e lo ha fatto anche colui che viene definito il sindaco di Roma, Walter Veltroni. Quest'anno abbiamo scelto Roma e la presenza dell'onorevole Veltroni per noi è veramente una cosa che ci riempie di orgoglio. Quello che ha fatto, la sua storia, il suo impegno nella politica, nella società civile, nella cultura, è quello che stiamo in piccola parte provando ad emulare in un piccolo borgo di Calabria. Lui è stato il sindaco per eccellenza di Roma Capitale, è stato un modello, era quello che si auspicava di poter replicare poi nelle nostre realtà meridionali. Roma, storie per ritrovare la mia città. Questo è il titolo del libro di Walter Veltroni, in cui, oltre al rigore storico del racconto, si percepisce l'amore profondo che nutre per la sua città. Roma è una città meravigliosa e non ho bisogno di dirlo io, è una città complicata, una città enorme, è una città che ha tante funzioni, però è una città che ha conosciuto nel recente passato esperienze di buon governo importanti che l'hanno fatta vivere in una condizione di crescita economica, sociale, culturale, civile. E quindi nel libro ho cercato di raccontare i miei 7 anni da sindaco di Roma con una specie di diario nel quale racconto i momenti più importanti di questa esperienza, che è credo la più bella esperienza che chi ha passione civile possa vivere. La visita di Veltroni a Cerisano arriva dopo solo qualche ora dalla formazione del nuovo governo. Veltroni preferisce non rilasciare dichiarazioni in merito, si limita ad affidare nelle mani delle nuove forze politiche una speranza e un augurio per la sua città. Negli altri paesi europei, pensi a Parigi, pensi a Berlino, la capitale è portata in palmo di mano, da noi c'è sempre stato un atteggiamento, talvolta anche per responsabilità di Roma, ma nella maggior parte dei casi no, un atteggiamento, come posso dire, un po' di lontananza, di distanza. E invece io spero che si faccia strada l'idea che un grande paese deve avere una grande capitale. Si chiama 87029 il progetto varato da alcuni giovani di Scalea per promuovere il turismo e l'impresa sull'Alto Tirreno Cosentino. Vediamo.
Un codice di avviamento postale che diventa un brand. 87029 è il cap di Scalea, ma anche il marchio scelto da Biagio Cavaliere per lanciare una serie di iniziative volte a promuovere il territorio e creare occasioni per il turismo e per l'occupazione dei giovani. Dall'esperienza personale nel bed and breakfast di famiglia, Biagio Cavaliere ha capito che per attrarre diverse tipologie di turisti bisogna creare una rete e mettere a disposizione spazi per il confronto tra chi, in una vacanza, vuole trarre spunti ma anche lasciare un'impronta. Nasce questo progetto con una precisa idea, quella di valorizzare il nostro territorio, intorno a questo numero, questo CAP, questo codice identificativo del nostro paese, creare questa tribù, questo flusso di ragazzi che si avvicinano al nostro progetto. L'intento principale è quello di far capire ai ragazzi di non andare via, di restare nel proprio territorio e di cercare di creare nuove idee, sviluppare nuove aziende. 87029 metterà a disposizione dei viaggiatori una struttura polivalente destinata a diverse attività creative e non solo, un open space per eventi, party, un'enorme area espositiva per mostre, photoshooting e live music. 87029 sarà anche altro, sarà una struttura polivalente, sarà un posto dove i ragazzi, i giovani professionisti possono incontrarsi grazie a delle aree create all'interno di questo ex capannone dismesso, totalmente ristrutturato, messo in funzione con tecnologie di alta efficienza energetica, una struttura autosostenibile. All'interno di esso quindi troveremo delle aree co-working, delle aree per eventi e per meeting e cene aziendali, oltre alla possibilità di ospitare 35 posti letto per persone, turisti curiosi che vogliono venire a scoprire il nostro territorio. Ancora per le iniziative sarà presentato domani a Macchia Contrada di Casali del Manco il film Brutta Cera, che è stato girato interamente nel piccolo borgo della Presila Cosentina. Noi ne abbiamo parlato con il regista e che è anche ideatore del progetto. Vediamo. Andrea Bonanno, che è regista, attore e sceneggiatore. Il film si chiama Brutta Cera ed è stato girato interamente a Macchia di Spezzano Piccolo, un piccolo borgo calabrese. Dove nasce l'idea? Voi avete avuto tra l'altro anche il sostegno di alcune associazioni, che è stato importante proprio per la realizzazione del film. Sì, le associazioni che devo ringraziare è l'associazione Macchia di Coborgo con il presidente Carlo Fulgiuele, l'associazione Falco degli Svevi con Assunta Montanini alla presidenza, e lei ha curato anche i costumi, dall'inizio ci ha dato una grossa mano. Abbiamo girato totalmente nelle zone dove è stato realmente il brigante Pietromonaco, una storia che nasce 10 anni fa, e l'idea è nata perché io, vivendo proprio a Macchia, le persone anziane del luogo raccontavano sempre la storia di Pietromonaco, quindi è una storia che ho sempre visto nella mia mente, quindi il mio desiderio era portarla sul grande schermo, raccontare la nostra storia totalmente in dialetto, per valorizzare anche la nostra lingua. Per quanto riguarda invece la prima del film, voi avete deciso di debuttare a Cosenza? Sì, ovviamente vogliamo debuttare a Cosenza, vogliamo partire dalla nostra terra, e sarà il 14 ottobre a Corso Mazzini, al cinema modernissimo. Poi vedremo, abbiamo già qualche contatto per andare sia nella provincia e anche al di fuori della provincia, però in questo momento ci vogliamo dedicare totalmente qui a Cosenza, perché qui abbiamo dato vita a quest'opera, e devo ringraziare questa terra che, oltre a darci una bellissima storia, ha trovato tantissimi volontari. Siamo più di 70 ragazzi che si sono messi a disposizione e, nonostante sono volontari, hanno lavorato benissimo e in modo professionale. È rischioso, ma ne vale la pena. Ancora un progetto creativo, questa volta a Cosenza. Il progetto si chiama Art Fabric e mira alla promozione del territorio. Metamorfosi, patrocinato dal Comune di Cosenza. Vediamo. La promozione del territorio attraverso fotografia, ad esposizione, moda trasversale e performance. E questa è la finalità dell'evento Art Fabric Metamorfosi, patrocinato dall'amministrazione comunale di Cosenza e inserito tra gli appuntamenti di settembre del Festival delle Invasioni.
Arte Fabrique, un progetto di grande importanza in quanto le arti visive e la cultura ben si intersecano con la promozione del territorio. Giunta la terza edizione, Arte Fabrique qui nel chiostro di San Domenico regala suggestioni ed emozioni belle, un progetto che in qualche modo ha coinvolto la valorizzazione del territorio e per questo non potevamo non sostenerlo. L'evento ha lo scopo di dare l'opportunità ai giovani professionisti di condividere le loro esperienze artistiche e di confrontarsi con esperti del settore. Il progetto Art Fabric nasce all'interno della mia galleria, Agnaliliti Gallery, ed è un progetto che coinvolge sia imprenditori, personalità emergenti del territorio calabrese e nazionale. Abbiamo deciso di intraprendere un tipo di percorso per un'immagine nuova della Calabria, dedicata alla moda e alla fotografia dei luoghi e della città. E noi chiudiamo con le previsioni del tempo. Dell'instabilità pomeridiana continuerà ad insistere sulla nostra regione e interesserà principalmente le aree montuose, con locali sconfinamenti nelle aree limitrofe, temperature stazionarie. Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso della giornata, solito aumento della nuvolosità sulle aree montuose per lo sviluppo di nubi cumuliformi con possibili piogge anche a carattere di rovescio temporale su Pollino, Sila, Serre e Aspromonte. Temperature stazionarie. Passiamo ai mari e venti. Domani mari generalmente calmi o poco mossi con venti che spireranno a regime di brezza sul Mar Tirreno e deboli di direzione meridionale sul Mar Ionio. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, grazie regia ad Enzo Leonetti, messi in onda a Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.